Ciao a tutti webbazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Webbo e oggi siamo qui per andarci a vedere tutta l'area riflesso. Abbiamo già visto quella letale. Oggi andiamo a vedere tutte le soluzioni dell'area riflesso. Vi ricordo il gruppo Telegram in descrizione, non perdiamo tempo, via! Ok, riproduce esattamente il lato del campo del boss. Questa è la nostra missione. Oh, questo è difficilissimo, eh. Questo veramente mi ha tenuto impegnato per ore. Ok. Perfetto. Qui mettiamo questo, qui mettiamo questo. Ma questi se li potevano anche risparmiare, eh. Io dico ok che uno deve un attimo capire come funziona, però mi basta uno per capire come funziona, no? Ok. Questo rigenera salute. Alcuni servitori sono in grado di attaccare immediatamente. Sì. Questo lo mettiamo qua, questo qua e via. Ok. Non tutti gli elementi. Ah, questo va bene qua. Questo lo mettiamo in mezzo. E questo lo togliamo. Perfetto. Oh, spediti, come non mai. Ah, qui abbiamo carte, signori, attenzione. Alcune volte la soluzione potrebbe essere nascosta. Apri la mente. Ok. Questo qua, perfetto. Sono sparatissimi, veloci come schegge impazzite. Oddio. Bel lavoro. Clonare gnomi è facile, generalmente. Lo togliamo. Perfetto. Dai, questa prima ce la facciamo così, ma in due minuti di video. Due minuti di video, sì, due minuti, non di più. Ok. Ok. Così. 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 Perfetto. Ok, ok. Oh. Ok, 4-1, 4-3. Così. 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 Voilà. Complimenti. Grazie. Sì, lo so. Vediamo cosa sai fare davvero. Ai ai ai. Oh, finito, finito. Tutto questo primo pezzo l'abbiamo finito, eh. Oh, contro la stromante Arwin. Sì, la missione l'abbiamo capito. 27. Oh. Ehi, ti dispiace se prendo il tuo cervello? Questo così, così. Così. Voilà. Di questa adesso sono abbastanza semplici, ok, ma fra un po' diventeranno veramente veramente complessi. Questi numeri, alcuni mi hanno fatto veramente perdere tanto 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 tempo. Ok, questi qua secondo me vanno uccisi così, ok. Ok. Perfetto. Oh. Allora, rivediamo un attimo. Potremmo fare così. Ok.
così. E semplicemente, senza rabbattarci troppo, così. Ok. Sono rimasta bloccata su questo problema per ore. Addirittura? Allora, io leverei questo. Leverei questo così. Per la natura. E stop. Ogni colpo un morto. Oh. Ogni colpo un morto. Ah, così questo è 8-5, giusto? Due danni. Perfetto. Che casino. Eseguisce i servizi in ordine. L'ordine delle operazioni. Quindi questo fa 3. 3. Ah, attenzione, perché questo 3, 4. Sì. 3, 4, ridistribuiamo. 8. 10. Voilà. Genio. Questo è un po' tipo la combo, no? Allora, sicuramente la novizia. Sarà proprio come ok. Poi sicuramente prima di usare la spell usiamo il riflesso, no? E due ce l'abbiamo qua. Mo, altre due immagino che le pescheremo da qua. No, una sola. Ah, però ci abbiamo altre carte, ma prima mettiamo un'altra novizia. Ok, perfetto. Allora, secondo me possiamo fare così. Così abbiamo ben 3 fireball. Una ci leviamo la novizia in più. Una ci leviamo il 4-5 in più. E l'altro 4-5 in più. Ah, e giustamente anche Antonidas lo facciamo scendere un pochino di vita. Voilà. Sei grande. Sono certa. Grazie. Che non apprezzerebbe il tuo aiuto. Oh, è così stanca. Sì. Anduin contro Scruta Stelle. No, Scruta Stelle Luna. Riproduci riflesso. Facciamo tutto. Sì, vai. 10-1, perfetto. Erano così belli prima di rompersi. Riparali. Riparali. Ok, allora, è tutto questo. Facciamo un 5-2-10-1. Questo lo portiamo a 10-2. Questo lo e questo lo duplichiamo. Via. Olè. Perfetto, ottimo lavoro. Sta pure facilissima. Oh, qui dobbiamo metterli in ordine con questa bellissima carta. Le stelle e i pianeti devono essere allineati. Quindi questa deve essere quella più bassa, no? La possiamo portare a 3, 2. Questa deve stare in mezzo a 3. Questa deve essere la più alta. Poi le distribuiamo. E voilà. Perfetto. Ottimo lavoro. Qui invece abbiamo una carta nel deck. Le che è un uovo. Sono infinite. Dobbiamo silenziare quest'uovo perché sono troppi. Lo facciamo così. Ci esce l'uovo con sacrificio forzato. Lo sacrifichiamo e ne distruggiamo uno. L'altro, vabbè. E così ce l'abbiamo
allora qui... La simmetria è la chiave per comprendere il cosmo. Allora, qui era... Dobbiamo far scendere intanto il 7-7, giusto? Sì. Poi questo lo uccidiamo. Questo lo uccidiamo. Questo sicuramente lo togliamo. E tre salute. 6-5-6-5. Ah! No, devi morire. Ok, meglio. Perfetto. Oh, questo qui era abbastanza semplice. Che ricordo che dovevamo aggiustare questo. Così. Così. Diventa 7-5. Anzi, scusate, 7-4. Che diventa 8-5 giocando una carta. Ci siamo. Voilà. 8-5, 8-5, 3-6, 6. Facile anche questo. L'ultimo enigma. L'ultimo? Non mi ricordo, oddio, sì. Ah, questo ho perso un sacco di tempo su sta roba, ma invece poi era facilissimo. Imitare la realtà. Non apprendere, candela. Questo va qua. Questo va qua. Semplicissimo, veramente, pure veramente ci ho perso tantissimo tempo. Voilà, sulla stella e luna è andata. Immagino tu possa tornare da Zerek. Grazie, andiamo da Zerek, va. Uther contro Mastro Clonatore Zerek. È il momento di clonare, me. Ok. Il che resta la domanda ottiene un attacco quando il tuo servitore muore. Ok, quello sta a 3, quindi due devono morire. Alla battaglia. Giusto? Facciamo uno, facciamo due. Questo ce l'ho 3-7, quindi possiamo metterlo. A scudo divino? No. Non mi ricordo più. Vabbè, allora facciamo così. Ah, perfetto. Ok. Ah, giusto, perché ho fatto il danno anche con... Sì. Oh, bene, enigma, soluzioni di 200, 2-5. Un complesso degli gnomi e delle stelle. Senza dubbio. Allora, questo lo curiamo. Poi, questo facciamo così. Ce lo prendiamo così. Swappiamo. Uccidiamo. Prendiamo controllo servitore. Voilà. Oh, clienti soddisfatti. Questo era un bel casino. I buoni artisti copiano, i grandi artisti copiano e incollano. Certo, ok, incolla. Allora, eliminiamo questo. Eliminiamo questo. Ok. Poi ci sta questo. Venite tutti qua. Venite tutti qua. È così, no? Venite tutti qua. Venite tutti sì qua. Perfetto. Oh mamma. Che casino questo. Lo so. È difficile clonare qualcosa di così vicino alla perfezione. Ma che dici? Allora, confusione. Alla fine dobbiamo far rimanere soltanto questi due che sono inamovibili. Poi possiamo sicuramente curare questo, almeno sicuro di meno. Lo buttiamo qui. Perfetto.
Così. Così. Ok. L'obiettivo, diciamo, è far morire il piromante per ultimo e lasciare egli alla morte. Oh. Allora, dicevamo, incubatore. Ok. Io non parlare. Questo fa scendere uno di questi. Va bene. Questo gli forniamo carica? No, prima turbine. Poi carica. Poi scambiamo. Io non parlare. Quindi 5, 5, 5, 5, 4. Davvero incredibile. Non mancherò di fare il tuo nome. Ma si figuri. Al dottor Boom. Ah, finito? Ok, là si va dal dottor Boom. Eccolo, va. Dottor Boom. Questi erano complicati, eh. Questi non erano mica facili. Non so neanche se me li ricordo. Specchio, specchio mio d'avorio. Sei il più intelligente del laboratorio? Non saprei. Hai l'onore di osservare la vera perfezione fatta goblin. Se dici tu. Allora, qui c'ho una carta. Allora, secondo me dobbiamo copiare lui. Così facciamo più danni. D'accordo? Facciamo così. Peschiamo pure. Andiamo così. Sono parecchi danni così. Poi silenziamo questo. Questo lo ammazziamo. Questo lo ammazziamo. Ci rinasce quell'altro. Il primo era facile. Ok, qui ci ho perso tanto tempo, raga. Ci ho perso tanto tempo. Anche se poi la teoria l'avevo capita. Allora, prima di tutto, ci serve sicuramente l'arcivescovo. Perché senza l'arcivescovo non ci riusciamo a riprendere il 714, che ci serve poi per usare la spell al massimo, l'ondata di cura. Quindi questo ce lo riprendiamo, no? Perfetto, ok. Fino a qua ci stiamo. Poi le spell. D'accordo. Poi facciamo tornare lui inside. Poi serve uccidere questo. Ok. Poi mettiamo lui. E va bene, perché tanto non fa niente. Li facciamo pescare la carta. Come la facciamo pescare la carta? Così. Giusto? E poi andiamo ad usare l'ondata di cura per uccidere lui. E infine lui. Ok. Me la ricordavo. Però per farla ci ho messo un po'. Wow, questo è fantastico. Avvento dell'oscurità. Come fai a copiarmi se non so neppure io cosa sto facendo? Pensaci su. Sì. Allora, servitori a zero. Recco boldo. Noi prendere. Ci prendiamo le candele. Cioè, gli diamo le candele. Ce le copiamo anche noi, quindi ce le abbiamo entrambi. Energia a zero. Questo. Ok. Costringiamo lui.
Ora che ci penso potrei anche fare così. Però questo lo distrugge, no? Giusto, lo distrugge. Però non fa danno, lo distrugge. Vediamo. Così. Adesso devo essere un po' fortunato a prendermi le carte giuste. Perfetto, perfetto, perché c'ho sia il senza volto che l'ingegnere. Non so se questa è la soluzione ottimale, però 90% delle volte funziona. Gli facciamo pescare. Anzi, peschiamo noi le candele, quindi gli attiviamo la bestia qua. Ok, questo si attiva. Ce lo copiamo. E uccidiamo questa. Olè. Ottimo lavoro. Oh mamma. Oh mamma, questa che casino. Il raggio arrostante, un'arma potentissima, estremamente utile per un picnic. Allora, qual è qua la teoria? La teoria è che ci serve sicuramente Glinda, perché ci serve l'eco, altrimenti non riusciamo proprio a fare nulla. E in più ci serve scontare i servitori. Quindi, innanzitutto prendiamo Glinda con la furia dell'ombra, perché tanto, voglio dire, non possiamo scontare le magie, quindi questa dobbiamo comunque usarla. Perfetto. Ora, andiamo a copiarci lei. Questa è la situazione ideale, perché abbiamo i servitori a 1, tra cui Kun, che ci ricarica anche i cristalli. Oh, adesso il punto qual è? Che qui dobbiamo andare a fare una bella copia di lui, che daremo poi al nostro avversario. Però la copia del nostro avversario deve essere protetta. Percepisco la tua inquietudine. Ok? Perché altrimenti gli muore ed è tutto un cavolo. Andiamo a ricaricare i cristalli. E andiamo a ridare. E andiamo a dare la sua copia. Questo mi diventa a così. E quindi possiamo fare così. E far esplodere questo. Sì, lo so, mi muore anche lei. Ok, ci piace. Adesso, che ci serve? Ci serve un'altra copia di lei. Tremata dinanzi a Taldara. Non so che sto facendo. Poi ci serve una copia sicuramente di lui, che diventi come quel 3-3. Ok. Adesso uccidiamo questo. Perfetto, vedete? Ci siamo quasi, eh? A questo punto, secondo me, dobbiamo ricaricare i cristalli. Dobbiamo proteggere lui. Percepisco la tua inquietudine. E ricaricare i cristalli. Siamo pronti, perché abbiamo lui a 3-3 protetto, lui 3-3 protetto, noi siamo protetti, possiamo infliggere i danni. Wow. Perfetto. Questa è la tosta, ci ho messo tantissimo a farlo. Sì. Allora, ragazzi, direi di chiudere qui questo video. Abbiamo completato anche l'area riflesso. La prossima sarà Piazza Pulita. La faccio e poi ve la porto in video. Penso domani, non lo so. Vediamo se ci riesco. Come al solito, vi invito a lasciare un commento o un mi piace. Se siete iscritti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.